Lorenzo. Boubacar. Di dove sei? Roma. Senegal. Ruolo? Difensore. Attaccante. Da quanto tempo giochi nella Fiorentina? Questo è il secondo anno. 3 anni. Di un pregio di Baba? Diciamo sorridente. Di un pregio di Lorenzo. Pregio? È un giocatore che spinge troppo. Un difetto? Ritardatario. Sì. Che si veste da un giocatore di golf. Cioè, tipo, un giocatore di golf. Lunedì 21 marzo è la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, proclamata dalle Nazioni Unite. Lo sapevi? Sinceramente no. No. Cos'è secondo te il razzismo? Ma il razzismo è quando, insomma, viene vista in maniera diversa una persona. Quindi in questo caso tra me e Baba c'è la differenza di razza, di colore, di colore della pelle, c'è anche la differenza di cultura, la visione diversa di religioni, insomma, questo tipo di cose. Il razzismo è una cosa negativa per me, secondo me, una cosa negativa. Hai mai subito forme di discriminazione? No, fino adesso no. No, no. Nella Fiorentina giocano calciatori stranieri. Quanto è facile, secondo te, integrarsi nel gruppo? Tantissimo. A parte che comunque il gruppo nostro è un gruppo molto affiatato. E poi col fatto che ci sono tanti stranieri, si parlano tantissime lingue. E quindi di quasi qualsiasi paese al mondo. Quindi, insomma, gli stranieri sono più avvantaggiati nell'integrarsi col gruppo. Certo, si creano alcuni gruppetti all'inizio, ma poi piano piano che si impara l'italiano tutti sanno stare assieme. Sì, facile no, però piano piano sì, che sto integrando dentro il gruppo. Ma prima, capisci, quando arriva quando sei giovane, perché da più grandi così non parli, non sei sempre tranquillo al tuo posto, non dire niente. Quindi ora, cioè, vabbè, ora è un po' diverso. Sempre con loro, tranquillo, scherzi. Da anni la Fiorentina lavora per promuovere il fair play e il messaggio antirazzista. Che ne pensi? Penso che sia una cosa molto positiva. E la Fiorentina, la società, sta lavorando da anni sotto questo profilo, non solo per il razzismo, ma in generale per cose di solidarietà. E quindi credo che da qui in poi, come si dice, la Fiorentina può essere un esempio per tantissime società, non solo calcistiche, ma proprio a livello sportivo in generale. Quindi posso solo esserne orgoglioso di far parte di una società così, così importante sotto questo profilo. Sì, molto piacere. Fa molto piacere, sì. Di qualcosa contro il razzismo. Ma per me il razzismo è una vergogna, uno sfogo che è inutile. E anzi, bisogna ogni volta che magari può succedere di dire qualcosa contro un altro essere umano, bisogna fare un esame di coscienza e credo che il razzismo e parlare male di un'altra persona è solo quando magari te hai dei problemi e non riesci a risolverli da solo. Dico solo che il mondo siamo tutti uguali, qua, di là, dall'altra parte, siamo tutti, cioè, siamo tutti uguali per me. Sono, lui è di colore, lui è bianco, lui è grigio, blu, cioè, tutti uguali. Lorenzo, quanto tempo ci ha messo Baba a parlare italiano? Ma sinceramente ancora non lo sa molto bene, però insomma ci sta lavorando e piano piano migliorerà, lo spero, tanto c'è tempo davanti. Baba, Lorenzo ce la farà prima o poi a parlare italiano? Li parla lui italiano, no? So che è di romano, però. Saluta Baba nella lingua che preferisci. Saluto Baba, che poi è il compleanno, quindi faccio anche tanti auguri e gli faccio un in bocca al lupo per la carriera. Saluta Lorenzo in senegalese. Lorenzo Mangalay Niou.